Onorevole, come commenta la relazione del Ministro in Commissione? Beh, la relazione del Governo viene presentata per un motivo, sono obbligati a presentarla, ma il motivo è che purtroppo aumenta ancora negativamente il rapporto deficit-PIL, che alla negatività precedente si aggiunge ancora un meno 0,7% nel prossimo biennio. Per cui è la dimostrazione che quello che dice il Ministro Saccomanni non è vero, c'è una situazione negativa dal punto di vista dei consumi, dal punto di vista addirittura delle esportazioni, dice la relazione, per cui i dati parlano molto chiaro, io non ho idea di dove questo governo voglia portarci. Esiste o non esiste la copertura sull'IMU? Non esiste effettivamente, perché una parte dei 2,4 miliardi che servono per cancellare l'IMU viene coperta da un gettito fiscale presunto, di IVA presunta, che si raggiungerà attraverso i pagamenti dei fornitori della parte della pubblica amministrazione. Noi crediamo che quei pagamenti siano assolutamente utili, ma crediamo anche che una minimissima parte sarà messa in circolazione, perché quei pagamenti serviranno alle aziende a saldare i crediti delle banche, che purtroppo oggi non danno più credito, per cui non pensiamo che si raggiungerà quella copertura che il governo ha inserito nel decreto. Libero.